fotografo, bolgia romana. Sì, assolutamente sì, il traffico, voglio vedere questa quando partiamo. Se me lo diciamo, portavo a via Aurelia, 5 minuti. Sì, sì, voglio vedere quando partiamo un po' di traffico romano, perché poi quando noi torniamo in provincia ci manca. Già, ecco, solo questa, l'Aurelia, da panorama di direzione fuori bloccata, già un programma quello. Ai ai ai. Eh beh, uno spettacolo anche questo per noi che non siamo abituati, perché noi penso non resisteremo 10 minuti, invece voi sviluppate degli anticorpi evidentemente, per cui andate senza problemi, ma per uno che non si è abituato. Si guardano in giro. Come facciano, perché insomma poi si buttano la macchina pizza, non si è andato sopra quello che pagava. Ah, che fu in abbiamo qualcosa da ristrutturare con due camere da 240-250 senza posto auto, abbiamo qualcosa di già completamente ristrutturato dove chiedono quasi 400, sempre senza posto auto, abbiamo una... Ma sì, anche perché lì fai fatica a fare un commerciale, perché ovviamente... Potrei dare, ma sono quattro, sai, se tu pensi a un bilocale, un barra trillo, un appartamento da 50-60 metri, ha richiesto 250.000 euro, cioè, non... Sì, magari però sono quelli più facilmente vendibili, perché... Sì, facilmente vendibili, ma, sì. Ma non è facile neanche lì. Cervi. Sì. Ma dov'è? Come, non la conosco bene. Sì, dai, sei stato per... Fogerene, Marecchia. Sei stato per vacanza o... ho fatto il militare. Dai, ai ai ai. Terzo 121esimo, arrivi. Pensa te, allora, un romagnolo acquisito. Thank you.
C'ha ragione Bossi, fortuna a Milano se lo poteva portare lassù. Hai il tuo bel concorsino. Ma là non lavorano molto, perché in realtà vedo che non lavorano molto, perché diciamo viene accettato come parte del gioco il fatto di avere le macchine un po' ammaccate. Da noi un graffietto subito in carrozzeria, perché qua mi sa che dopo un po' ti rassegni. Sì. Proprio, esatto. Sei proprio un po' d'attenzione, però sei partito, sì, ma è vero, perché paradossalmente comunque almeno su cui veniamo poche volte all'anno, non è che. Però cioè, nelle strade, pure con un traffico così caotico, non sembra che succeda. Ma Roma è una delle città come Napoli che c'è i tassi di assicurazione più alti d'Italia. Quindi ci devi stare attenti. Stai attento? Sì. Meno devi sempre cercare di starci attento. Poi ecco, come dite voi, poi noi ci siamo abituati, quindi per noi è un po' ormai diventa una cosa abitudinaria tutti i giorni. Io dicevo con il mio collega che ho visto anche per Roma quelle ragazzine che hanno le macchine. Sì, è pieno. A 14 anni, 15 anni già vanno in centro nel traffico, quindi veramente sì, abituato a celebrare. Solo il coraggio che hanno a mandare in giro, ma assolutamente. Sono in grado di resistere a tutto, assolutamente, pure con la plastica. Però le ho viste qua. Ecco, scooter, moto. E Roma è una città totalmente motorizzata. I mezzi pubblici a Roma non andranno mai, perché se pure cercheranno di poi andare bene, saranno boicottati proprio dalla gente. Ah. Dovrebbe essere facile la terza linea, la cima.
scoperto che c'era il resto del mondo sotto. Vabbè sì, è una sorpresa stata. Caltagirone in Company hanno fatto sta scoperta. Non se l'aspettava nessuno. Anche a Bologna, io ho detto che infatti Coraggi non se l'aspettavano, Coraggi. Sei solo a Roma d'altronde. È stata una sorpresa. Guarda sotto i fornitori, c'è finita la strada. Che strano. Ah, beh, almeno riusciamo a vedere il Vittoriano, che è una delle cose che mi piacciono di più in assoluto. Guarda che meraviglia, che roba. Almeno siamo riusciti a vedere questo. Fa paura, prima, la è la signora che ci sta, prima la signora fa paura. Sembra innocua, no, ma è tremenda. Sono sì, delle minacce da oggi. Là c'è anche il grand'uomo. Mi è piaciuta l'ultima. Vedete che con l'età è arrivato. Gli italiani devono combattere come ha combattuto la nazionale. Ah sì, è vero, è vero. Io vorrei tipo la nazionale mi risorda. E non pochi. E non pochi. Ufficio campi con 15 persone. Non ho capito che si campi. Dai, sono contento, almeno veramente...
una toccata e fuga abbiamo sì, se no sembrava potevamo essere a Sarsi nella Magna di Romagna, era uguale. C'era pure il concerto di Madonna stasera, per dire. Noi eravamo in un albergo, poi vabbè l'ha visto, tra l'altro particolarmente fuori, quindi in questi due giorni proprio non abbiamo visto nulla di Roma. Dove siete rilassati. Sì, sì, per carità. Fantastica, guarda. Quello che quartiere è? Quello è Monteverde. Ah, Monteverde. Fantastico, lì c'è Villa Manfredi vicino. C'è tutto quel verde, sicuramente no, molto tranquillo, bello. Però pure troppo. Fuori dal rumore, fuori da tutto, non si vedevano nemmeno gli aerei passare, niente. No, adesso non abbiamo proprio più vicino. C'era un cimio o c'era ancora? Per la stazione Termini? No, siamo arrivati nella chilometrata. Ancora c'è del treno? Autobus per me te. Assolutamente sì. Avevano fatto anche il concerto del primo maggio, no? Primo maggio a San Giovanni, questa è piazza d'Are. Ah, ok. Qui mi pare che hanno fatto i festeggiamenti per il Natale di Roma, roba del genere. Ah, ok, ok. Che mi ricordavo che c'erano sempre a San Giovanni, no? Ah, e anche lì sotto ci sono dei portici, c'è qualcosa.